Buongiorno a tutti da Tiziano Mani in Pasta. Oggi facciamo una focaccia tramezzino ma con pan brioche. Allora, il pan brioche, sapete, è una cosa molto molto versatile, un impasto, ma oggi lo facciamo con lievito di birra. Ebbene sì, oggi facciamo contente tutte quelle signore che non hanno ancora il lievito madre. No, ciononostante, sapete che potete fare la conversione, quindi non cambia assolutamente nulla. Oggi facciamo contente le signore che non hanno lievito di birra. Quindi, vi dico tutti gli ingredienti e l'andiamo a fare. Guardate, qua abbiamo 400 g di Manitoba con 200 g di farina zero, quindi sono già mischiate, 250 g di latte tiepido, 25 g di olio di oliva, appunto 15 g di lievito fresco di birra, oppure 200 g di pasta madre rinfrescata raddoppiata, 15 g di sale, 2 uova, un cucchiaino raso di zucchero e un uovo per spennellare. Ebbene, come facciamo sempre da tradizione, io vado a prendere la mia ciotola, do un'altra mischiatina, faccio il buco al centro e metto il latte tiepido. Sbriciolo dentro. Era da tanto che non la facevo questa cosa. Sbriciolo dentro il lievito di birra e andiamo a scioglierlo. Ora mettiamo lo zucchero, l'olio d'oliva, le due uova e andiamo a mescolare tutti gli ingredienti. Ora possiamo anche aggiungere il sale e cominciamo ad impastare. Ora, come sapete, io ho sempre la ciotolina di farina da parte per spolverare il piano di lavoro e vado a versare l'impasto. E a questo punto andiamo ad impastare fino a che non otteniamo un bel composto liscio ed omogeneo. Ed ecco qua, meraviglioso impasto, meraviglioso. Andiamo a pirlare, come faccio sempre io, e adoro questo tratto. Allora, ora vado ad infarinare nella ciotola un po' e metto la nostra pasta. Poi ho preparato la pellicola e copriamo. E a questo punto mettiamo in forno spento con la lucina accesa per un paio d'ore. Come sappiamo, con il lievito di birra ci vuole meno, forse pasta madre, per chi userà la pasta madre, quelle 3-4 ore. Quindi ci vediamo al raddoppio. Guardate com'è cresciuto, mamma mia, guardate proprio. Allora, adesso sul tappetino andiamo a spolverare nuovamente di farina e ci mettiamo questa meravigliosa pasta. Andiamo a spolverare anche sulla superficie e andiamo ad allargarlo con i polpastrelli. Andiamo ad allargarlo finché non ci regoliamo che basta per il nostro stampo. Questo stampo, per esempio, è da 30 centimetri. Quando mi regolo che sono arrivata alla larghezza di 30 centimetri, mi fermo. Per esempio, no, questo tappetino, appunto, per tanti che lo vogliono sapere, questo c'ha i centimetri, vedete? Vedete? Guardate, comincia da 15 e finisce a 37,5, quindi io mi devo fermare a 30. E adesso direte: ma che cosa deve fare con la pancetta, Tiziano? Guardate qua, andiamo a mettere la nostra pancetta sulla superficie, tutta, e la cospargiamo per bene, per tutto l'impasto. Andiamo ad appiattire in questo senso. E possiamo anche passare con un matterello, così siamo più sicuri che si è appiccicata per bene la nostra pancetta. A questo punto facciamo sempre l'effetto libro come faccio io, anche se si stacca un po' di pancetta, poi lo andiamo a sistemare. Placca con carta forno, la sistemiamo dentro, eccola qua. E me la sistemo facendola aderire bene sui bordi dello stampo. Ora sbatto l'uovo e spennelliamo tutta la superficie. Ok, adesso lo riporto nuovamente in frigo. In frigo? In forno spento, cucina accesa, e lo facciamo lievitare un'altra ora. Se invece parliamo di pasta madre, almeno quelle 2 ore. Quindi ci vediamo dopo al raddoppio, 1 ora, e poi dobbiamo infornare. E guardate qua che meraviglia! Adesso ho preriscaldato il forno a 200 gradi ventilato, andiamo a cuocere per 30-40 minuti.
ci vediamo dopo. Una volta raffreddata la nostra focaccia, se volete potete fare tipo come faccio sempre io con il canovaccio sopra o tovaglia. Una volta raffreddata completamente, prendiamo la nostra focaccia e la tagliamo in due, ma questo lo facciamo insieme. A dopo! La nostra focaccia e tramezzino di pan brioche è pronta. La volete vedere? E voilà! Guardate qua che bella! Ecco la pancetta come si fa vedere. Bella! Io naturalmente l'ho anche tagliata e guardate qua, sembra una torta. È una meraviglia! Allora, io adesso colgo l'occasione per mettere questa su un canovaccio, questa, e vado a farcire con tutte queste cose, pomodori, prosciutto, emmental, mortadella, olive, giardiniera a file, qua c'è della maionese e ketchup mischiati, tipo una salsa rosa, tonno e rucola. Allora, ci vediamo dopo, io guarnisco, ci vediamo dopo per l'assaggio e non vedo l'ora, a dopo! E guardate qua che meraviglia, guardate, la meraviglia delle meraviglie. Beh, io poi ho fatto il taglio, non l'assaggio, il taglio, e ve la faccio vedere. E voilà, guardate, aspettate che voglio farvi vedere l'interno, guardate che meraviglia. Come avete visto, poi possiamo mettere di tutto, di più, quello che ci piace a noi, no? Quindi vado a fare il mio assaggio. Meraviglioso. Guardate, guardate, è stamina buona, addirittura potete fare anche più bassa, se volete, se potete dividere l'impasto lo potete fare più bassa, e io l'ho voluta così perché a me piace così. Che dire, sono contenta. Abbiamo realizzato questa ricetta, come ho detto all'inizio, con lievito di birra, perché mi faceva piacere e far contente tante signore che non hanno il lievito madre. Che dire, grazie a tutti, veramente, di cuore. Adesso noi ce la mangiamo perché è davvero goduriosa, talmente buona che non vedo l'ora. Grazie a tutti di cuore. Siete felici? Tutti, ciao a tutti di cuore da Tiziana Mani in Pasta, alla prossima!